Ciao amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare in esclusiva il nuovo Corsair M55 RGB Pro, mouse da gaming di tipo ambidestro presentato da Corsair pochi giorni fa e che va ad ampliare la gamma di mouse da gaming offerta dal produttore californiano. Partendo dalla confezione abbiamo la classica confezione di medie dimensioni, sempre nella colorazione gialla e nera. Nella parte frontale osserviamo l'immagine illustrativa del mouse, il modello con appunto il riferimento al design ambidestro, il logo che ci ricorda la piena compatibilità al software di Corsair IQ per la personalizzazione della retroilluminazione e per quanto riguarda l'assegnazione dei tasti. Nel retro della confezione troviamo ulteriori due immagini illustrative, alcune principali caratteristiche del mouse riportate in diverse lingue. All'interno della confezione troveremo, come sempre, una Quick Start Guide, una Warranty Guide. Questo è quanto riguarda la manualistica presente nella confezione. E infine troviamo il mouse stesso, che è il Corsair M55 RGB Pro. Dando uno sguardo da più vicino, possiamo osservare il design abbastanza classico. La forma, come abbiamo già detto, è ambidestra, anche la presa è per ambidestri, quindi potremmo utilizzarlo sia per i destorsi sia per i mancini. La colorazione è totalmente di colore nero, il lato di destra e quello di sinistra un grigio scuro. Nella parte superiore abbiamo una scocca con una verniciatura rugosa, quindi migliorerà sicuramente il grip sul mouse stesso. Il dorso ha, come sempre, il logo della Corsair, che è la prima zona di retroilluminazione personalizzabile. A seguire troviamo un tasto per i profili DPI, quindi lo switch dei profili DPI personalizzabili tramite il software, il LED, che è la seconda zona di retroilluminazione che ci indicherà il profilo DPI, una classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento gommato, con un buon feedback sia per il click sia per lo scroll. Infine troviamo due tasti principali dotati di switch Omron per assicurare milioni di click senza alcun problema. Spostandoci nel lato di sinistra, osserviamo come sempre una texture gommata per migliorare il grip sul mouse, due tasti laterali, anche questi con un buon feedback tattile, come possiamo sentire e vedere. Nel lato di destra, essendo un mouse ambidestro, troviamo il medesimo design e diciamo conformazione, quindi una superficie texturizzata in gomma e altri due tasti laterali che potremo eventualmente disabilitare per evitare in gioco eventuali click accidentali. Posizionando il mouse frontalmente possiamo osservare meglio il design ha la forma dell'M55, quindi un mouse abbastanza simmetrico anche per quanto riguarda la forma stessa. Passando nel lato inferiore, troviamo un mouse fit nella parte inferiore e due più piccoli nella parte superiore. Al centro troviamo un sensore che è un PixArt PAV3327 da stranamente 12.400 dpi, una risoluzione abbastanza insolita rispetto ai altri mouse che abbiamo analizzato e recensito. A seguire troviamo il classico cavo rivestito in treccia di tessuto ed un connettore USB non placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete al solito le immagini dettagliate del prodotto, le nostre considerazioni, i nostri test e le nostre conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.